Voglio raccontarti che cosa sta accadendo a Lorenzo in modo tale che tu non potrai dire che non lo sapevi. Devi sapere che in alcune regioni d'Italia è obbligatorio allegare all'atto di compravendita una relazione di regolarità edilizia redatta da un tecnico. Una relazione che deve essere presente sulla scrivania del notaio il giorno della stipula dell'atto di compravendita, con la quale la parte venditrice garantisce alla parte acquirente la regolarità urbanistica e catastale della casa. Una buonissima iniziativa che però non è sufficiente ad evitare brutte sorprese e qualche problemino da gestire. Lorenzo ha sottoscritto una proposta d'acquisto per una casa versando una caparra. Ha successivamente sottoscritto un contratto preliminare d'acquisto versando ulteriore caparra. Contratto preliminare sul quale c'è scritto espressamente che la parte venditrice si impegna nei termini stabiliti a far redigere da un proprio tecnico di fiducia una relazione di regolarità edilizia da allegare all'atto di compravendita definitivo. Ottimo, no? Ottimo fino a quando Lorenzo non viene informato che sulla relazione di regolarità edilizia il tecnico ha evidenziato che dove ora c'è la cucina ci doveva essere un garage e parte del soggiorno è stato ricavato grazie alla chiusura di un porticato. Ora gli viene chiesto di avere pazienza e di attendere. Una situazione sanabile, ma bisogna avere pazienza. Non ci si può permettere di accertare che la casa sia regolare, che non ci siano difformità soltanto qualche giorno prima della stipula. Sono tutte certezze che devi acquisire prima di sottoscrivere una proposta d'acquisto. Perché è una questione di metodo, scegliamo dall'altra parte.